Eccoci qua. Allora, questa è una scultura che voglio fare vedere perché è Nupies Core. Praticamente, siccome io sono un artista innamorato, oltre che pazzo, non so se riesco a liberarla, oltre che pazzo, e si sa che quando uno è innamorato non ragiona, giusto? Non puoi andare da uno che è innamorato e dire ma ragiona! Non si ragiona. Quante volte è capitato di conoscere persone che si erano innamorati o di un maschio o di una femmina che gli altri sapevano che non era nulla di buono, che se ne sarebbero pentiti, ma che avrebbero dovuto aspettare che se ne accorgesse da solo o da sola, perché finché sei innamorato non ragioni. Però cos'è il bello? Che quando sei innamorato di un pezzo di merda, presto, non ci vuole tanto, presto te ne accorgi. Poi le donne, che sono molto pazienti, possono dare tante proroghe perché si possono ravvedere eccetera, ma prima o poi se ne accorgono e gli finisce la baracca. In questo caso io sono innamorato di una persona da 40 anni e invece di essere ancora insieme, ma senza la magia dell'inizio come certe coppie, sono ancora più felice e contento del rapporto d'amore che c'è nel mio cuore fra me e il mio maestro, che mi sto dilettando a mettere in scultura proprio per un mio piacere, perché quando lo modello, quando lo tocco, quando gli entro nei dettagli, è come se lo toccassi fisicamente. Siccome di lui ce n'è solo uno nel mondo e il lavoro che sta facendo è veramente incredibile, sta parlando e dando la conoscenza a milioni di persone, a liberare milioni di persone, che poi dopo ognuno di noi si libera a modo suo in base a quanto ha capito, quanta crescita ha avuto, eccetera. E insomma, lo sto facendo. So che ci sono molte persone che hanno la conoscenza come me, che non vedono di buon occhio che io faccio queste cose qui. Non vedo di buon occhio neanche che faccio queste cose qua. Mi considerano... C'è una di Bologna, non dico il nome, una di Bologna che una volta postai una fotografia di una ragazza con dei calzettoni con i colori della pace in una posa un po' maliziosa, ma pulita, capito? Proprio una cosa... Mi scrisse, ma non ti vergogni? Proprio con quella mentalità bigotta delle persone che seguono le religioni credendo di essere salve perché fanno parte di un rituale, no? E non si rendono conto che il maestro è venuto a liberarti da questa cosa qui. Io so che questo viaggio che sto facendo, no? Nelle sculture della pace, con i simboli della sessualità, non è qualcosa che è uscito dalla mia mente, ma è uscito dall'esperienza che ho dentro di me, che lui, il mio amore, mi ha sempre esortato a conoscere. Non mi ha mai prospettato immagini o raccontato cosa avrei trovato, cosa avrei sentito, cosa avrei visto, cosa avrei capito, cosa dovevo fare, soprattutto per essere un buon essere umano. Ma sempre da allora e adesso e anche in futuro lui viene e parla di quella bellezza che c'è dentro il cuore suo nel scoprire questa bellezza, e di conseguenza io riesco a comprendere di più quelle sensazioni che sento quando vado a meditare, che sto cominciando a conoscere, no? E nelle sue parole io riesco ad afferrarne la concretezza, la realtà. Riesco a tradurle nella realtà del mio essere, che non è
dipendente da nessun mutamento. La mia realtà non cambierà mai. La mia realtà è che io desidero l'amore che mi fa stare bene. Questa è la mia realtà. Io non desidero veramente essere libero. Io desidero appartenere, essere schiavo della cosa che mi piace di più al mondo. Questo io desidero nel mio cuore, io desidero. E questo maestro che io ho messo simbolicamente nella scultura con i gradi di comandante pilota, di capitano, magari non conosco bene i gradi, però il boss, il comandante pilota, perché lui lo è nella vita, è nel campo dell'aviazione. Un riconoscimento, una stima da parte di chi vola, unica, perché non c'è una persona al mondo che ha le ore di volo che ha lui e la capacità che ha lui. Lui ha avuto una crescita come pilota, lui se volesse potrebbe dare a me la patente per guidare il Boeing seguendo i vari step. Pensate nell'aviazione che razza di bestia che è. Ma il suo forte non è questo. Il suo forte è che lui è in grado di aiutare le persone a entrare in contatto vero con la parte vera di se stessa. È un'arte, è la poesia più grande. Non c'è poeta che possa essere paragonato al lavoro che fa lui. La fisica quantistica dice che solo gli artisti porteranno la soluzione ai casini che abbiamo adesso globalmente. Solo gli artisti. E lui è il più grande artista che si sia mai affacciato su questa terra. Lo diranno i fatti a chi ancora non lo sa, perché a me lo hanno detto i fatti che sono successi dal 1979 a questo momento. I fatti che continuano a succedere e sono entusiasmanti. Mi sento molto meglio adesso del primo giorno, perché se io sto lì non posso non sentire la freschezza, la perfezione di quello che il buon Dio ha sempre messo dentro ogni essere umano, in modo che non possa essere rubato da nessuno e dimenticato da nessuno, eccetto che da noi stessi. Perché siamo manipolabili. Ma per quanto siamo manipolabili, non si può manipolare quella voce del cuore che non smetterà, grazie a Dio, mai di frignare. Quella voce continuerà a frignare e quando a forza di frignare un giorno diremo ok, e la trattiamo anche solo come un bambino che spacca i maroni perché piange, ok bambino, che cosa vuoi? Vuoi che stia un po' qui con te? Vuoi che guardo un po' come vanno le cose? E cominci a farlo, allora lì sì che avrai la vera sorpresa della tua vita. Allora sì che troverai veramente l'amore della tua vita, che non è geloso. Anzi, grazie a questo amore che hai trovato, cominci a vivere bene gli amori che puoi trovare in questa vita qui. Altre anime come te, lanciate in questo gioco a trovare l'unica cosa che esiste. La realtà. Per cui questo è il mio boss, questo è il mio amore in eterno e sono molto contento di toccarlo, di mettergli le mani addosso, perché lo farei fisicamente, ma non posso. Lo faccio così. Non è che faccio l'adorazione, però è il mio amore. È il mio amore. E se un giorno dovessi trovare un amore più grande di lui, egoisticamente lo mollerò, se lo troverò. Ma io penso che non lo troverò. E poi la cosa importante è che dura. Bene, vi auguro di trovarlo anche voi, ma se non lo trovate statevi pure a casa, così quando li fai i programmi io non ho persone davanti che mi rompono i coglioni, che sono in mezzo fra me e lui. Qui fate quello che volete, come giusto che sia. Se volete l'amore lo troverete, se volete guai li troverete.